Sindaco Castagna, giorni di polemiche anche importanti sui disagi che sono tanti, oggettivamente si stanno creando all'altezza della zona del Castiglione, lavori della metanizzazione, lavori importanti, però in effetti ecco, sui disagi si può fare qualcosa per cercare di evitarli? A che punto siete? Allora, la programmazione dei lavori e quindi il cronoprogramma di inizio e di come si devono fare è stato vagliato più volte ed è logico che, insomma, già l'ho detto in più appuntamenti diversi, ho detto che effettivamente venivano fuori sicuramente dei disagi, visto e considerato che la strada che stiamo parlando è una strada trafficata, insomma, da tutti quanti almeno una volta al giorno, nel senso che è una strada principale, è una strada che collega tutti i comuni, quindi nella sostanza è un qualche cosa di importante certamente. Ed è logico che è meritoria pure l'azione che stiamo facendo, visto e considerato che si tratta di un progetto importante, una metanizzazione che rappresenta sicuramente un progetto che porterà, quindi un'opera che porterà sicuramente dei vantaggi sostanziosi. Allora l'avevo detto già nelle settimane scorse di tenere un po' di pazienza, però l'impatto è stato violentissimo, devo dire la sincerità, perché comunque lunedì, ecco, quando si è iniziato c'è stata proprio una concomitanza di altre situazioni che si sono venute a creare nel comune vicino di Ischia e quindi hanno determinato veramente una situazione insopportabile. Oggi già per la verità il fenomeno è andato a scemare, ma si sta pensando, ecco, di organizzare meglio, magari andando a differenziare le fasce orarie, oppure di poter. E questo, diciamo, è stato adottato nel comune vicino di Barano, quello di operare di notte, ma lì l'unica soluzione era quella, altrimenti poi tutto il giorno, cioè, non si poteva operare perché non si poteva andare a stabilire il doppio senso su una sola corsia con l'utilizzo dei semafori. Qua invece ci sta la possibilità, però creando, è più trafficato, creando poi quello che ne è venuto fuori. Quindi si sta vagliando bene quali possono essere le migliori soluzioni, visto e considerate che è iniziato, l'opera comunque la dobbiamo portare avanti, c'è necessità però di andare a coniugare quelle che sono le varie esigenze dei cittadini che si devono appunto spostare da un comune all'altro, specialmente nella fascia mattutina 8-9, che è quella dove, ecco, si registra un maggior traffico, quindi si sta pensando di poter meglio andare a distribuire, visto e considerare che comunque è un'opera che su quella strada, tenendo conto appunto, come dicevo, del cronoprogramma che prevede un 30 metri lineari di strada al giorno, tenendo presente che stiamo su 1,5 km perché dobbiamo arrivare nei pressi del Topless, allora è chiaro che c'è necessità di andare meglio, diciamo, a organizzare in questo tempo, visto e considerato che effettivamente si è visto che i problemi sono venuti fuori.